Chi non ha mai incontrato Contini, neppure stando in fondo ad un'aula universitaria, e si è cresciuto negli anni della sua maturità, esposto al rischio verso cui lo sospinge, oltre evidentemente che il meridiano mondadoriano da Cimabue a Morandi, verso cui lo sospinge anche una parte non piccola di un'ormai rigogliosissima bibliografia. Ed è quello di fare immediatamente corrispondere agli interessi figurativi di Contini il nome di Roberto Longhi. Quasi che ne fosse stato allievo, al pari degli studenti bolognesi di lui poco più giovani, che venivano calamitati nell'aula di storia dell'arte anche in forza di una prima coltivazione letteraria, ma poi cominciavano a guardare la pittura attraverso la parola viva del maestro. Non furono neppure le pagine di Longhi ad aprire gli occhi del precocissimo Contini, perché sulle opere d'arte i suoi occhi furono sempre spalancati. Sottrae a tale rischio, è vero, l'unico contributo esplicitamente rivolto al nostro tema, quello di Dante Isella. Dipanando il filo doppio dei ricordi e muovendo dunque soprattutto dagli anni della guerra, il più vecchio allievo di Contini, a sua volta davvero competente d'arte ed amico di artisti, giunge ad una ricapitolazione da cui, per abbreviare, si estrarranno due punti. Scrive dunque Isella, prima ancora di parlare di Longhi e delle origini del meridiano che ne raccoglie l'opera. Il Contini che deferisce alla competenza professionale dei critici, scusandosi puntualmente delle sue saltuarie invasioni di campo, è il secondo punto che ci interessa, è tutt'altro che un generico uomo di gusto, un timido gustatore di piaceri estetizzanti. E questo è il primo. Partiamo da qui. Le attenzioni per il mondo figurativo già coincidono coi prodigiosi esordi di Contini. Apparteneva a una delle primissime generazioni che aveva incontrato la storia dell'arte al liceo e le riproduzioni del libro scolastico, Lo Ietti d'Ami, credo, gli rimasero impresse nella memoria a distanza di più di 40 anni, quando ricordò la riproduzione del Guido Riccio da Fogliano, dove erano state malamente sforbiciate le irrinunciabili quinte con il campo militare e le fortificazioni. Non è il caso di dar conto, almeno ora, di tutti gli asterischi segnati accanto ai passi o alle più semplici occorrenze di interesse figurativo. Non è tanto la loro frequenza che colpisce, che è notevole in ogni caso, ma colpisce che il giovane Contini piombasse sulle nuove rivelazioni avvenute in campo artistico con la stessa tempestività che fu propria in quello letterario. Cominciamo dall'arte antica. Grazie, farò vedere delle immagini così poche di una ovvietà oggi sconcertante. Dunque, guardiamo se riesco a recuperare. Se compare, se mai sì, non credo che riuscirò a farle vedere. Ce le puoi raccontare? Dunque, no, guardiamo se c'è Francesco. Convoco qualcuno che è bravissimo. Bisogna recuperare l'immagine che era stata messa giù. Io sono già uscito. Solo una. Il suo saggio è qua, credo. Sì. Ecco, vabbè, ci siamo. No, la cosa, come si vede, oggi è la cosa più ovvia di questo mondo. Qualsiasi manuale di storia dell'arte oggi porta, quando si arriva all'inizio dell'arte del Medioevo, al tardo antico, porta una riproduzione di Castelseprio. Ma ricordiamoci che cos'era Castelseprio quando ne parla Contini. Grazie a Isella sappiamo perfino l'esatto giorno del novembre 47 in cui maestro e allievo andarono a Castelseprio, trovandoci ancora le attrezzature di cantiere. Furono fra i primissimi visitatori, come ricorda Contini, quando gli affreschi non erano stati ancora pubblicati da Bognetti. Che ne fossero informati dall'articolo di Toesca uscito ad agosto sul Giornale d'Italia o dalle voci presumibilmente corse in zona varesina, quando poi di lì ad un anno Contini legge il giudizio sul 200 di Longhi, è in grado di apprezzare il sobrio accenno alla scoperta di Castelseprio.
Un accenno che allora avrà forse messo in difficoltà qualche lettore della primora, anche fra gli addetti. Nelle parole di Longhi quella scoperta era sconvolgente, trattandosi di fatto, e oggi lo sappiamo, della massima aggiunta al patrimonio artistico avvenuta sul suolo italiano nello scorso secolo. Lasciamo perdere quello che sono i ritrovamenti avvenuti invece in mare, di cui si occupa un convegno alla scuola che avviene quest'oggi, ma sicuramente a distanza di poco più di mezzo secolo Castel Sepio rimane un episodio cruciale nella nostra comune coscienza del corso della storia dell'arte fra il mondo tardo antico e medievale. Anche la maggiore rivelazione di un artista avvenuta nel secolo di Contini, quella di Georges de Latour, gli è subito presente. Il nome del pittore lorenese cade in una lettera a Montale del 14 luglio del 35, pochissimi mesi dopo la mostra rivelazione sui Pins de la Rilté, aperta all'Orangerie a fine 34. Contini potrebbe esserci andato nella ventina di giorni passati a Parigi fra novembre e dicembre, ma il suo calendario era fitto, rimane probabile che ci sia stato. Ma se non li fu rinfocolata, quella conoscenza può essere nata soltanto dalla recensione in forma di intervista a Longhi, apparsa con tanto di illustrazioni rivelatrici nell'Italia letteraria, ovviamente letta sia da chi in quella sede pubblicò a più riprese in quel giro di anni, sia da Montale. Altrimenti non si giustificherebbe il modo piano con cui Contini li ricorda quello che fino a poco prima era, pochi mesi prima, era un carneade qualsiasi. E guardiamo dunque qual è. Ecco, grazie. Io in questi casi cito sempre il proverbio lucchese: ogni prete dice messa al suo messale, come cambio computer sono in difficoltà. Se no sì, ci si può anche rinunciare, non è... Semplicemente era un'immagine di Latour, che per noi oggi è la cosa più ovvia di questo mondo, vista a colori anche il job di Epinal, ma compare per la prima volta su una rivista italiana nel 1935, in una riproduzione che fu di rivelazione. Eccolo qui. Ma a questo punto mi fermo, se no passiamo direttamente al prossimo. Ah, vabbè, mi fermo, meglio evitare. E questo potrebbe essere stato, questo dell'intervista, della finta intervista a Longhi, il primo incontro di lettura fra Contini e Longhi, assieme certo agli stralci del Piero che erano stati antologizzati nel 30 da Falqui e Vittorini. Già nel primissimo scritto su Montale incontriamo un riferimento figurativo che merita invece un briciolo di pignoleria. Scrive Contini: «C'è un mito in Montale che riesce proprio centrale alla sua poesia, ben più del mare, ed è l'ora del meriggio». E a ruota, per esemplificare questo aspetto costante, in apparenza marginale, in realtà sintomatico di un movente stilistico, propone due analogie figurative. Ci sono maniere pittoriche basate, si può sospettare, sulle linee di una visione privilegiata. In Fra Calgario, quel cranio lustro infuocato di barbiere che trasmigra in tutti i conti bergamaschi e le dame, la deformazione ovale, poi questo è il secondo, la deformazione ovale di Moiselle Matisse Matisse. Ora, se non ho controllato male, il richiamo alla giovanile insegna del barbiere Oletta di Fra Calgario non trova precedenti o spunti di natura cartacea. La prima piccola monografia sul pittore non era ancora uscita e le mostre decisive per la fama del pittore bergamasco cadono o troppo presto o troppo tardi per Contini. Prima di immaginare ad un Contini che va a leggere l'articolo del Biancale su un fascicolo dell'arte venturiana, in ogni caso per informazione complessiva sul pittore, un articolo ormai vecchio di 10 anni, direi che l'osservazione deve essere nata dinanzi ai molti Fra Calgario dell'Accademia Carrara a Bergamo. Non è difficile proiettare sui primi anni quello schizzo d'autoritratto con la guida rossa del Turing in mano, fatto poi da Contini.
E lui a dirci di aver condiviso con Giovanni Macchia diverse esplorazioni artistiche, sia in quella parte di Francia raggiungibile ad apertura di compasso, come scrive da Parigi, sia in vari luoghi delle Marche e dell'Umbria. Un'acuità visiva esercitata dal vivo davanti alle cose sembra depositarsi perfino nei versi della canzone ritardata per la direttissima di Bologna, dove le torri diurne di Bologna, ficcate come funghi nella palma del patrono, evocano un indugio possibile, plausibile su una delle poche tavole trecentesche allora esposte in Pinacoteca, quando direi che ancora non circolassero i particolari fotografici che oggi possono renderci a tutti facile quel ricordo. Ma gli aspetti più interessanti che meriteranno di essere poi approfonditi riguardano l'arte contemporanea. A 22 anni, Contini arriva a Parigi provvisto di commendatizie di Falque per i due maggiori italiani di Francia, una per Servolini, è una citazione, una per Servolini, ma non era a Parigi e non pare che poi Contini avesse fatto nulla in seguito per cercarlo, e l'altra, fertilissima, per De Pisis. Occorre pensare quale fosse la fama, o meglio, non fosse ancora la fama del pittore. E prenderà allora pieno significato l'interesse per l'artista. Ah, ecco, è questo. L'interesse per l'artista. Allora possiamo far vedere, giusto, andiamo avanti. Ecco, questa è una delle primissime opere, se non la primissima opera di Fra Galgario. Vedete che non mi è riuscito neanche a trovare una riproduzione a colori, non è particolarmente nota. Credo appunto che l'ho spesa in questo senso, solo per far vedere che Contini non parte dalla lettura della storia dell'arte, ma andando direttamente nei musei e ruminando ovviamente questa esperienza. Dicevo, ora, della fama di De Pisis a metà degli anni 30 non è quale si assesterà nel dopoguerra. Nello studio di De Pisis, Contini ci va assieme a Macchia e ci torna poi nel successivo soggiorno parigino, rimanendo in contatto epistolare. Nel 36, sappiamo dai diari del pittore, acquista un suo vecchio quadro. Purtroppo questi diari sono stati editi in modo, sono stati utilizzati e rifusi in modo un po' caotico, per cui Contini figura una volta insieme a un Venturi in anni che sarebbero per lui impossibili, però è molto utile dove si può spendere effettivamente quanto è trapassato nella biografia di De Pisis e dai suoi diari. Mentre nell'agosto di quell'anno, e questo lo sappiamo da una lettera a Gadda, dice di aver comprato parecchi De Pisis e dovrei farci anche un articolo. Il legame è ancora vivo quando De Pisis è costretto a rientrare in Italia nel 40 e per un po' di tempo sta a Milano. Non mi è facile confermare con sicurezza se risalga ad un primo incontro parigino, quello del 35, come è probabile, quel ritratto che De Pisis fece a Contini, dal momento che lo conosco solo attraverso Google Immagini. Perdiamo, è ormai. Questo però, visto che è stato pubblicato, e comunque è nella sede più accessibile che si possa immaginare, purtroppo, grazie. I miei studenti possono garantire che sono meno maldestro di quello che appare ora. Non ho spiegato, però so usare praticamente, mi so abituare con lentezza a un computer. Dicevo che, non conoscendolo dal vivo, non spaccherei il capello in quattro sulla cronologia, ma sembra verosimile, in ogni caso risale al lasso di tempo spendibile fra il 35 e il 40, non certo più là. Non ne ho trovato. Ecco, il punto interessante è che di questo ritratto non sono stato capace di trovare traccia nel catalogo completo delle opere di De Pisis. Catalogo che pure ha qualche problema, semmai di abbondanza, non per quello che posso giudicare, non di lacune. E curiosamente però non lo ricordava neppure Contini quando Ludovica
Scripa di Meana, gli chiedeva di parlare dei ritratti che gli erano stati fatti e glielo chiedeva subito dopo che era stato ricordato De Pisis. Per forza di cose ora sorvoleremo su altri artisti come su critici d'arte e letterati a cui il giovane Contini fece riferimento, a cominciare da Emilio Cecchi. Quanto a Longhi, verso il 1934 forse non avrebbe più condiviso l'interesse di Contini anche via Cecchi per Spadini, ma verso la metà degli anni 40 il profilo delle scelte artistiche contemporanee, così come possiamo assommarle, soppesarle, non era sostanzialmente lontano da Longhi, che ovviamente non sarebbe stato d'accordo però sull'attenzione rivolta a De Chirico. La condivisione sarebbe stata piena sulla statura assoluta di Morandi, che Contini arrivò a conoscere tramite Giuseppe Raimondi. A Morandi, di cui sarà anche collezionista in seguito, Contini fa riferimento nel 1941 nella risposta data all'inchiesta di primato sui giovani e l'università, dove il pittore bolognese è accostato a Montale, intendendo però dire che quella ascrizione al canone tradizionale rischiava di essere fatta per via fiduciaria. Interessa comunque il riferimento perché da lì Contini scivola subito verso un'altra più rilevante considerazione, è quella che leggo. Resta ben inteso che nessuna ricerca critica e in genere linguistica è didatticamente concepibile ai suoi inizi se non come esercizio sui contemporanei, in quanto non impongono anche la necessità di ricostruire preliminarmente una cultura dall'A alla Z. Ora, non conta soltanto che queste parole dicano perché alla fine non sia un gran problema se Contini nascesse prima critico o filologo. Aiutano a spiegare, invece, entro il rapporto critica-filologia, perché ogni volta che si trovava a parlare un po' più a fondo di cose d'arte sentisse il bisogno di dichiararsi di un altro mestiere, come ha messo bene in evidenza Isella. Come dire che il campo figurativo poteva aver pratica dei testi e meno comunque dei contesti. Non era un vezzo comunque, erano passati un paio di secoli da quando un dilettante poteva sentirsi imbarazzata a parlare in presenza di un professore di pittura. Semmai in tempi più vicini il rapporto si era capovolto e proprio a questo rischio Contini intendeva verosimilmente sottrarsi. Sicché, per completare la citazione di Isella lasciata prima a metà, quando scrive di amici artisti, non si attarda in preamboli evasivi, non elude i problemi specifici, ma avvolge subito il soggetto in una rete di rilievi e di riflessioni. Lo specialista si dirà poi ricordando come a Parigi, nel 1935, Macchia gli desse da leggere sempre nuove redazioni del Baudelaire critico, specialmente, è una precisazione di Contini, specialmente della sezione che riguarda la critica d'arte. Questa precisazione suggerisce di provare ad immaginare allo specchio dell'amico, ma non omologo Macchia, come dirà poi comparatista non semplicemente di culture, ma di generi, di arti, di atteggiamenti gnoseologici, quello che poteva essere e non fu mai per Contini l'intreccio fra arte e letteratura. Si rammenti del Baudelaire critica questa dichiarazione di Macchia: l'arte vive di letteratura e la letteratura si nutre di immagine. D'immagini, e senza volerci cercare un attacco diretto, la si mette a confronto di quanto scriverà Contini pochi mesi dopo l'uscita del saggio di Macchia in merito ai rischi derivati dal giustapporre al testo mentalmente una figurazione visiva, come aveva fatto Dante Gabriele Rossetti, avvolgendo in un'aurea botticelliana il dantesco tanto gentile e tanto onesta pare. Un riferimento che non sarebbe stato del tutto inattuale, a ridosso di un libro come Il gusto dei primitivi di Lionello Venturi, così diversamente, radicalmente recepito in modo diverso a Torino e a Roma. Se lo lesse, come non è improbabile, Contini si trovò in mezzo agli opposti fuochi di Giacomo De Benedetti, a Torino, e di Cecchi e Gargiulo, dall'altra parte.
La visualizzazione letteraria dei fatti d'arte accolta da Longhi nella prolusione a Paragone nel 50 è però altra faccenda, muove dalla contraddizione di Venturi Junior, ma in quella fondamentale spaccatura dell'orizzonte neodellistico della critica d'arte italiana, quella spaccatura è già sancita all'indomani dell'uscita del libro di Lionello Venturi, il suo libro più discusso, sia del 26. E in questa bipartizione in qualche modo si può cominciare a riconoscere quella che era la naturale collocazione di Contini rispetto al campo figurativo. Le dissolvenze incrociate di arte e letteratura non hanno mai tentato Contini, neppure come antologista. Se ci teneva a dire che non era del mestiere, fu perché sentiva la necessità anche in campo artistico di tenere insieme critica e filologia, perché anche qui ci sarebbe voluta un'onesta bigamia fra militanza e scienza, che è parafrasi di quanto scrive a proposito di Longhi nella prefazione al suo Meridiano, dove la parallela collaborazione, sto citando, tagliuzzo una citazione del giovane Longhi alla voce e all'arte di Adolfo Venturi, provoca questo scatto autobiografico, ciò che sembra prefigurare la sorte della generazione successiva in critica letteraria, la sua in sostanza. Ma sono così omogenee le due condizioni generazionali? Perché Contini non l'aveva detto per tempo? Ripeto, questo lo dice solo all'inizio degli anni 70. Longhi nacque critico e diventò un connoisseur. La lettera, come dire, fastidiosissima per certi versi, a Berenson lo rivela nel modo più chiaro. L'intenzione, Longhi si dichiarava studioso di estetica e anche nei riguardi di Berenson era interessata al teorico e non certo al conoscitore. L'esordiente Contini invece fu sempre bigamo, tant'è che il suo punto di approdo a Longhi non precede il Piero del 27, anche successivamente non farà richiami a Longhi precedenti il 27, se non nell'antologia ovviamente. Ed è un fatto che di Longhi ancora nella letteratura dell'Italia Unita non entri qualcosa di più antico del 27. Torniamo indietro. Si è però dovuto tagliare, dare più di un colpo di forbice ad una raffigurazione degli interessi artistici del primo Contini che non avrebbe mai ricondotto dritto filato a Longhi. Si trova un segno di attenzione per quanto capita attorno alla Galleria Milanese del Milione. Ci sarebbe stato da considerare il significato, peraltro soprattutto politico, io credo, dell'articolo su Le Corbusier spedito da Parigi nel 1935. Basta, e questi sondaggi che ho dovuto tagliare avrebbero restituito appunto l'immagine di un primo Contini non ancora rivolto a Longhi. Basta restare intesi sul fatto, e questa è la cosa che più preme, che la materia di Longhi, nell'esperienza di Contini, preesiste alla figura di Longhi, alla forma critica, che la formula dello scrittore in funzione di altro, fissata poi nel 1955, appoggiava su un'originaria ed elevata attenzione da parte di Contini per quello specifico altro. Il rapporto Longhi-Contini, ha detto ultimamente Segre, è più facile da storicizzare che da motivare. Non saprei sbrogliarmela bene nel distinguere, ma possiamo cominciare dal grado minimo di ogni empirica storicizzazione, la cronologia. Quando si conobbero? Alla domanda di Lodovica Ripa di Meana, Contini rispose: «Ah, lo incontrai a una delle domeniche di Cecchi, lui con la sua moglie, verso il 35-36, insegnava già a Bologna, 34-35, ad ogni modo lo incontrai prima del passaggio a Firenze, 49-50, dove la giunta ad ogni modo sfuma di un altro grado l'incertezza, o piuttosto lascia credere che l'amicizia non scattasse subito, ma sia andata maturando in un breve arco di anni. Ad ogni modo, dirò a mia volta, Longhi non è fra i punti di riferimento indicati in apertura di altri esercizi, che sono Gargiulo, Cecchi, Giacomo De Benedetti. Anche se i primi due nomi possono essere visti sulla traiettoria di Longhi.
Se Longhi fosse stato davvero un personaggio del suo romanzo di formazione, addirittura l'alter ego del giovane Contini, come trovo scritto recentemente, non gli sarebbe parso vero di dirlo. Nel 1941 lo aveva frequentato abbastanza, però, da sapere delle sue radici carpigiane, una lettera a Gadda. La partita con Longhi si stava aprendo allora e si apre appunto nello stesso momento in cui Claudio Ciociola stamani indicava come una svolta dalla giovinezza, se è possibile usare termini come giovinezza e maturità per una carriera intellettuale prodigiosamente precoce come quella di Contini, però negli anni, alla fine degli anni 30, è stato ricordato stamani, c'è un punto di svolta in cui comincia a entrare in gioco anche Roberto Longhi. L'Officina Ferrarese che esce nel 1934 non sarà stata letta da Contini fresca di stampa. Quando nel 1935 pubblica il saggio su Boiardo parlando di gusto ben ferrarese, Contini non sembra al corrente, non lascia filtrare nulla dei traslati metamorfici che rendono memorabili ed ancora irrinunciabili le pagine su Cosmettura o Ercole De Roberti, che fissano appunto l'asse del gusto ferrarese in campo figurativo nella definizione di Longhi. È pur vero che il poeta non vi è mai ricordato da Longhi, ma mi azzarderei a dire che se avesse letto L'Officina, e l'avrebbe letto proprio freschissimo di stampa, Contini non avrebbe scritto che, sto citandolo, la posizione paesistica di Boiardo sembra anticipare di lontano alcune impostazioni stilistiche che si metterà ad affrontare con Reggio. Veniamo però a sapere che ha appena visto le mostre allestite a Parma e a Parigi nel centenario della morte del pittore. Invece, forse grazie all'interesse primario per l'arte contemporanea, non comunque non secondario, lesse ben presto il libretto su Carrà di Longhi, uscito nel 1937, e comunque lo lesse prima di stendere le pagine su Faldella del 1947, dove quel libretto è citato in modo esplicito. Difatti, già nel saggio su Bacchelli, che è del 1940, Contini parla di maniera provinciale e un tantino macchiaiola, combinazione da spiacere a Cecchi, ma che si accosta al micidiale incipit di Longhi col famoso Buonanotte Fattori, che pure non l'aveva sempre pensata così sul grande pittore livornese. Di qui in poi Contini frequenta quasi ogni cosa scritta da Longhi. Un saggio fitto di dettagli complessi come i fatti di Masolino e di Masaccio fu letto a tamburo battente, chissà se anche per consiglio di Calcaterra. Longhi, che lo aveva omaggiato d'un estratto, raccontava di essersi sentito dire dal collega bolognese, forse anche più di una volta, e con un calore particolare, «Ah, poi quelle note!». Anche Contini, saggista riluttante alle note a piedi pagina, sarà rimasto sbalordito, per usare un aggettivo longhiano e defatti, davanti allo spiegamento espressivo di quelle applicazioni in corpo piccolo, ma non si fermò lì. Occorre sottolineare, più di quanto in genere non si faccia, che il suo primo contributo longhiano non prende di petto lo scrittore, ma fin dal titolo è rivolto al metodo di Longhi. La battuta iniziale del saggio uscito nel 1949 su Belfagor mette l'accento sul consueto sconvolgimento fatto nel campo dei valori figurativi. Roberto Longhi ha collocato un'altra bomba. L'immagine bellica ha colpito più di un lettore di Contini per il conio personale. Ma in questo caso il traslato non fa proprio serie, mi pare, con l'ironico Le Corbusier tira cannonata ad una mosca di quasi 15 anni prima. Semmai risuona quasi come la profezia della formula di Lotman, per cui le grandi idee scientifiche sono in un certo senso affini all'arte, quelle esplosioni appunto. Sicché nel vero critico scrittore il procedimento conoscitivo combacia facilmente con il sovvertimento di un sistema di valori. Ora, quell'immagine di deflagrazione Contini l'aveva incontrato e proprio a proposito di Longhi, leggendo la lunga recensione del Viatico per 5 secoli di pittura veneziana che Francesco Arcangeli aveva pubblicato l'anno prima sulla Rassegna d'Italia. Lui stesso collaborava alla rivista.
allievo di Longhi, Arcangeli si era deciso a scrivere dopo aver constatato quale accoglienza stesse riservando al libro alla cultura nazionale, fra virgolette, ironicamente, la più silenziosa bonaccia. Ed ecco, subito dopo questa motivazione, che costituisce l'incipit dell'articolo, la figura rimasta nella memoria di Contini. Anche questa volta la bomba, che quasi sempre si tratta di una bomba, è scoppiata tacitamente. Proverò ad usare le pagine d'Arcangeli come un mezzo di contrasto. Comune a due recensori è il convincimento ancora più esplicito di quanto avesse visto Cecchi nel 28, nel primo articolo su Longhi, che all'origine dei modi letterari di Longhi ci sia una variata aderenza ai fatti figurativi. Contini, l'invenzione poetica sorge sempre come premio agio sull'invenzione scientifica, Arcangeli aveva scritto lirica applicata, poesia riflessa, chiamatela come volete, ma realtà piena, effettiva. Arcangeli, forse prima di indicare la trasformazione di Longhi, ora egli concentra, chiude in tre righe quello che avrebbe magnificamente spiegato in una pagina, in due pagine quel che un tempo avrebbe fatto saggio a sé stante, ma soprattutto indica come punto di svolta gli anni sul 27 e sul 28, che segnano un rapido e importantissimo, ancora in citazione, un rapido e importantissimo accrescimento della sua parabola critica. Mettendo così l'accento più sui precedenti caravaggeschi che escono nel 28 che non sul Piero che esce nel 27, ma che soprattutto se si legge nell'antologia di Contini, ad esempio, per la parte iniziale, per il solo saggio, è per così dire un po' tardivo, la data 27 suona un po' tardivo, non fosse altro per gli innesti del precedente saggio del 13 e per la tessitura complessiva di ancora più marcato formalismo rispetto a quello che è il contesto della pagina di Longhi in quel volger di anni. Si incontra anche in Arcangeli qualche riferimento a Croce nei generici termini della risposta che a suo tempo Longhi aveva dato nella recensione, nella cruciale recensione al Giordano di Petracconi, o per annotare blandamente che il rapporto fra soggetto e mondo poetico visto da Jacopo Bassano può recare sorpresa, è una citazione, può recare sorpresa o fastidio alla nostra più o meno volontaria educazione crociana. Croce invece ha ben altra parte nelle pagine di Contini, anche se è una parte fortemente dialettica. Del resto, e questa dialettica passa attraverso appunto i conti che si aprono con Longhi. Del resto, nel di poco più tardo saggio sull'influenza culturale di Croce, per quanto uscito nel 66, per quanto occasionato nella dichiarazione che Michele stamani ha ripreso, per quanto occasionato dall'autoantologia di Croce uscita in quel momento, però in quel saggio ci sono anche elementi di più lenta incubazione, come appunto quando al terzo punto del suo programma post-Crocian Contini metterà, fra virgolette, una critica e la corrispondente metodologia generale che non si ispiri al solo idolo della critica letteraria, ma che frequentando la figurativa e la musicale esorbiti da una storiografia di personalità e di sentimento. Il giudizio sul 200 di Longhi alimenta appunto tale esigenza. Contini non l'ha scelto per parlare in prima battuta del Longhi scrittore, anzi avverte a un certo punto che nel viatico si possono annoverare pagine linguisticamente anche più alte di questo giudizio, del resto posteriore di qualche anno, quindi accedendo anche a quell'evoluzione che il Longhi scrittore era stata già rilevata dall'allievo bolognese. Ed allega l'esempio di un qualche rischio di applicazione letteraria da parte di Contini. Sorvolo sull'esempio perché ci sarebbe stata una necessità, è meglio che non l'abbia fatto, anche di un'immagine. Per quanto soggiunga in parentesi che Longhi è fra i massimi scrittori di questo mezzo Novecento, più tardi in Contini se ne troveranno di Longhi apprezzamenti anche più assoluti. Il vero punto di attacco per Contini
è nel corollario del 1947, dove Longhi distingue fra l'idealismo a corso forzoso e l'altro genuino in cui tutti crescemmo, o meglio, quando subito dopo Contini si chiede quanto sia legittima questa professione di fede. L'interesse, insomma, che l'interpretazione dei fatti figurativi data da Longhi sia estensione e correzione dell'ortodossia crociana. Crociano ortodosso, Longhi non era mai stato neanche a 20 anni, ma era di un'altra generazione rispetto a Longhi, a Contini, come già detto. Ma poi Longhi, a partire dal grande viaggio per il Museo d'Europa del 20-22 e poi dal successivo biennio di silenzio e di schedature casalinghe, riemerge mutato, non più formalista, non più strettamente puro visibilista, ma consapevole di quella formidabile complessità storica e geografica che era stata mappata a suo tempo da Luigi Lanzi. Per farla breve o troppo breve, credo che verso dopo la metà degli anni venti gli si adatti l'assunto a Longhi, l'assunto di Giulio Preti, per cui un idealismo coerente a sé trapassa necessariamente in un positivismo, e del resto Contini stessa noterà una volta quel positivista tutto particolare che fu Benedetto Croce. A Longhi dei precedenti caravaggeschi, quello che dissotterra le radici profonde della visione naturalistica di Caravaggio, ma scavando sotto gli strati emergenti dello stile, aggirando le comparazioni formali e le logiche dello sviluppo, guarda soprattutto l'allievo della primora, Arcangeli, recensendo il viatico. L'aggancio di Contini avviene quando Longhi, dalla fine degli anni 30 all'immediato dopoguerra, è invece tornato a riconsiderare Croce. C'è come un riaccostamento, forse dettato semplicemente dalle circostanze saggistiche, dal più vasto impianto di alcuni saggi, quelli che ora rammenterò, ma certo dopo il punto di massimo distacco empirico, per così dire, toccato all'altezza dei precedenti caravaggeschi, Longhi successivamente si riaccosta a Croce, è in quella zona che avviene l'incontro con Contini. E appunto nel momento in cui, declinando anche Longhi, va declinando a suo modo da arte italiana, arte tedesca, al giudizio sul 200, fino soprattutto alla pagina finale del viatico, va declinando appunto, per citare un'espressione di Contini, non riferita a Longhi, ma significativa per la stagione politica in cui i Contini l'esprime, Croce va proponendo la reintroduzione della moralità in estetica. È questo aspetto anche che interessa e che determina l'accostamento. È appunto in quella fase di accostamento che la traiettoria di Contini intercetta quella di Longhi. In un paio di pagine del contributo longhiano del 49, cruciali in ordine al nesso ortodossia e eterodossia, è Contini per primo a dire che il Piero del 27 appare più distante da Croce di quanto non sia il recentissimo viatico, o a ricordare l'immediato benestare di Croce alla più recisa disgregazione in materia di arte locale, regionale, nazionale, compiuta in arte italiana e in arte tedesca. Come Arcangeli, anche Contini è colpito dal passo del viatico su Lorenzo Lotto e sulla sua potenziale, queste sono parole di Longhi, carica rivoluzionare. Con il comma, sempre di Longhi, che il mondo purtroppo non ha mai concesso che un artista, pur alludendo con l'arte sua a tutto il circuito spirituale, faccia rivoluzione totale. Se nell'attenzione di Arcangeli per quel passo sembra già emergere l'alternativa della rivolta e il seme della partecipazione alle poetiche dell'informale, esperienza figurativa a cui Contini si sembra estraneo, nella rivoluzione punita di Lotto, rivoluzione punita è formula di Longhi, è un titolo corrente nell'edizione in volume, non nei saggi, nelle due puntate pubblicate in forma di articolo 2 anni prima, nella rivoluzione punita di Lotto, Contini riconosce invece l'esito di un metodo non a corso forzoso, ossia l'eretica equidistanza di interesse per le persone e lo sviluppo è così riannessa alla norma.
Entro tale equidistanza, specialmente quando Longhi ha le prese con opere anonime e di franchezza autografia, nascono, è una citazione famosa da Contini, i leggendari giudizi del tipo «Questa è cultura del 1280 o del 1520 o del 1610», giudizi in cui si va di fatto disfacendo l'idea crociana di monografia. Già l'anno prima, nella critica degli scartafacci, Contini si era riferito in questi termini ai crociani meno alacri. Troppo bene si vede che essi hanno pratica soltanto della letteratura e non, per esempio, delle arti figurative, dove tanto più ordinari sono i casi e di collaborazione di incerta paternità empirica, talché nella buona critica l'attribuzionismo non è previo, ma costitutivo della comprensione delle opere d'arte. È il primo esempio che gli cade dalla penna, prima ancora dell'ultracanonica questione omerica, è il primo esempio che fa è quello degli eroi della freschissima impresa longhiana. Quasi che stacciare Masolino da Masaccio non volesse dire separare due stili, due toni, due fatti artistici. Importa assai il Masaccio e il ser durante dello Stato civile, a cui segue un caso ancora più vicino ai testi maneggiati dal filologo. Il Torrazzo di Cremona, che non nacque quale ognuno oggi lo vede, ma da un'addizione edilizia. Si potrebbe proseguire allineando le tante occorrenze del termine cartone o il parallelo fra filologia e restauro, pericoloso nella fase di rientro, di ritorno, come dire, dal mondo figurativo di questa immagine, perché evidentemente la filologia e il restauro non possono combaciare, una ridipintura o si conserva o si smonta, non si mette in apparato, o l'implicito riferimento alla vecchia nozione del tempo pittore che si affaccia dietro la categoria di tempo poeta additata in Barbie. Tempo pittore è un'immagine settecentesca. Preme di più non perdere di vista l'intreccio fra procedimenti attributivi e riorganizzazione del canone della pittura italiana che caratterizza l'operato di Longhi negli anni del suo sodalizio con Contini. A partire dagli anni 30, dai corsi bolognesi e sempre più al tempo di Paragone negli anni 50, ma passando per il crocevia della stroncatura dell'arte bizantina, che andrà però tarata anche in questo quadro, Longhi considera il 300 come il più gran secolo dell'arte italiana. Il rapporto Contini-Longhi va ora collocato entro i cerchi concentrici di questa riconfigurazione di valori e della correlata pratica euristica. Il professore di filologia romanza, che nel ricordo di Enrico Castelnuovo si affacciava di quando in quando nell'aula dove Longhi dava conto agli studenti in anteprima della riscoperta degli umbri del 2-300, era naturalmente interessato all'inclusione nella cultura figurativa tardo-medievali di nuovi registri espressivi. Il Longhi trecentista riportava entro l'orizzonte del giudizio di valore anche questioni di natura pratica, le cornici, la conservazione, gli estratti e così via, e il ruolo della bottega, aprendo la strada alla riformulazione materialistica del rapporto fra Giotto e collaboratori fatta da Giovanni Previtali. Chissà se nel decennio in cui rimase aperto il cantiere dei poeti del 200, Contini non si sia riconosciuto in una situazione analoga a quella di Giotto, in mezzo ai suoi allievi e collaboratori. Certo è che l'interessò vedere all'opera gli storici dell'arte primitivisti, spesso costretti a confrontarsi con individualità stilistiche prive di etichetta onomastica. L'occasione per ripensarci li capitò tardivamente nel 1989, recensendo sul Corriere della Sera il solenne volume bancario sul maestro di San Miniato, introdotto da Federico Zeri. A dar esca alle considerazioni di Contini sui nomi degli anonimi è quasi un qui pro quo. Nelle parole di Zeri, quando gli esperti non sanno a chi attribuire un certo quadro, lo assegnano a quel nome, e faceva degli esempi, fra cui appunto il maestro di San Miniato, che era un nome di comodo, una sorta di tappabuchi per riempire vuoti di conoscenza nel minore 400 fiorentino. Ma Contini punta dritto su quella correzione che la critica delle arti figurative aveva fatto al concetto di personalità.
I nomi di convenzione vengono così escogitati non solo e non tanto per i settori dove la necessità attribuzionistica nacque per forza maggiore dall'anonimato delle opere. Si possono concettualmente adattare quei nomi anche ad altri settori come l'impressionismo francese, e sto citando Contini a questo punto, come l'impressionismo francese dove il ricambio di esperienze è tale da far procedere, l'ho osservato Longhi, più per anno che per esperienze. È un'allusione a un paradosso longhiano dove aveva provato a scomporre sotto forme di anonimato, anonimato battezzato per così dire, quella che è una situazione per noi biograficamente ben nota, in realtà culturalmente intrecciata e leggibile solo ad anno. E dunque, ancora come nel 48-49, Contini dice: l'opera di Longhi ancora ribocca di contenuti metodologici dai quali il nostro mestiere non può prescindere. Tant'è che proprio nell'esercizio del suo mestiere, nel corso degli anni 60 e ancor più nei 70, Contini fece ricorso a quello strumento pseudonomastico e non per banali ragioni di classificazione. Lo fece sperimentando la regressione ad una condizione di non generico anonimato di alcuni aspetti di Manzoni messi sotto le vesti di maestro del Cocuzzolo Calvo, eccetera, oppure per procedere con maggior cautela di metodo nella questione attributiva di massimo impegno, dando vita interinale ad un maestro del fiore che è linguisticamente ben inteso in quella, ben inserito in quella tradizione comica, uno dei cui testi più insigni è la tensione dantesca con Forese. O ancora quando distingue e longhianamente battezza amico di Dante come amico friulano del Dosso, quello che in modo più togato, ma non meglio caratterizzante, si sarebbe detto pseudo Cavalcanti. In genere, Contini ha spostato sul suo banco di lavoro questi attrezzi del mestiere storico-artistico quando Longhi non è più sulla scena. Ma se non l'aveva fatto in precedenza, non fu certo per una sorta di ritegno amichevole. Quando, nei Nomi degli Anonimi, che è un bellissimo titolo, rammenta il suo amico di Dante, lo riferisce ad un nostalgico della critica d'arte. In quella sfumatura incupita si riflette anche il cessato dialogo con Longhi, alla cui scomparsa uno storico dell'arte fra i più vicini a Contini, Cesare Brandi, scrisse che la fase della storia dell'arte che egli impersonò è certamente in declino. Non la doveva pensare esattamente così Contini, che in vitro continuava a battezzare anonimi scrittori, per quanto nella sfumatura un po' incupita di quel passo potremmo anche intravedere qualcosa, anche la biforcazione fra il suo itinerario intellettuale e quello degli artisti della sua generazione, a meno che le parti inedite dell'epistolario, che francamente non ho ancora fatto a tempo per quello che riguarda gli inediti, a controllare, a meno che non ci riservino sorprese appunto le lettere, mi pare che il campo dell'arte contemporaneo, strettamente contemporaneo, per lui rimanesse sostanzialmente quello assestato nel dopoguerra fra Morandi e De Pisis, mentre in campo musicale ci sono accenni di un interesse anche a personaggi di una generazione più recente. In campo figurativo, credo anche per una sostanziale coincidenza con quello che fu nel caso dell'arte contemporanea il canone longhiano. Credo di poter dire che non potevamo meglio concludere la giornata pisana di questo convegno che con la relazione del collega Ferretti, sia perché chiunque abbia dimestichezza con Contini, sia dimestichezza per gli scritti, sia dimestichezza per una consuetudine di conversazione con lui, sa bene quanto nella sua personalità contasse l'interesse e il gusto per le arti figurative e innanzitutto per la pittura.
Questo argomento è stato per di più trattato da Ferretti con un'ampiezza di prospettiva, con una capacità di analisi che io veramente ho trovato ammirevoli e credo voi anche. Voglio aggiungere, se mi consentite di chiudere con un ricordo personale, voglio aggiungere questo, che quando a Pisa Contini ha insegnato per 2 anni, purtroppo, solo 2 anni, nel 1959-60, e come poi ebbe a dire io ero il suo quasi unico allievo, avevo il privilegio di fargli compagnia per tutto il resto della giornata, a parte le ore di lezione, e facevamo lunghe passeggiate sui Lungarni, così. E durante queste passeggiate lui parlava, io ascoltavo e magari facevo qualche timida domanda. Ecco, allora, durante queste passeggiate una delle tappe obbligate era periodicamente andare a vedere alcune delle poche, ma allora abbastanza interessanti gallerie di arte contemporanea che c'erano a Pisa. Ce n'era in particolare una che lui amava molto frequentare, periodicamente vedere, sul Lungarno Mediceo. E i miei rapporti con Contini sul piano della conversazione di argomento artistico sono curiosamente iniziati proprio parlando di arte contemporanea, perché ovviamente con tutti i limiti di un ragazzo di 20-21 anni, io però avevo una piccola cartuccia di riserva, perché ero frequentatore fin da quando facevo il ginnasio di Casa Cardazzo, perché il figlio di Carlo Cardazzo era il mio compagno di scuola, e quindi io, come dire, avevo avuto una educazione figurativa a base di Capogrossi, Campigli e via discorrendo. Perciò non dico che reggessi il passo della conversazione di Contini, però un minimo, ecco, mi potevo porre come interlocutore molto approssimativo. E curiosamente io allora per molto tempo avevo pensato che Contini si interessasse solo di arte contemporanea, ecco, solo dopo ho appreso tutto il resto. Signori, penso che possiamo essere soddisfatti di questa giornata pisana. Io mi auguro e vi auguro che le giornate fiorentine siano altrettanto o addirittura migliori.